Ciao a tutti, eccomi tornata con un aggiornamento peso. Questa volta è andata bene, sono molto contenta. Prima di cominciare, piccola piccola parentesi, se sentite dei rumorini è perché c'è la mia Marvel che smangiucchia un osso qui. Molti mi avete chiesto come è andata l'operazione. Insomma, nel senso che l'operazione in sé è andata bene, soltanto che Marvel è stata molto male il giorno dell'operazione. Perché praticamente mi ha spiegato la dietologa, stavo dicendo, deformazione. Mi ha spiegato la veterinaria che a volte i cagnolini, soprattutto quando sono giovani, non sopportano molto bene l'anestesia e quando si svegliano sono molto spaventati e perché non capiscono esattamente che cosa gli sia successo, che cosa, perché non riescono a camminare bene, perché non hanno il controllo totale del loro corpo. E Marvel ha voluto subito cominciare a camminare, soltanto che si è spaventata moltissimo perché non riusciva, eccetera. E io ero tipo al piano di sopra, perché cioè, è su due piani il mio veterinario. Al piano di sopra c'è la sala d'attesa e le sale delle visite, e poi giù le sale operatorie. E la sentivo piangere fortissimo, è stato tremendo. Tremendo. Mi ha detto di farla camminare, le ho fatto fare un giretto, non riusciva molto bene. Però nonostante questo ha camminato effettivamente, però ha pianto veramente tutto il giorno, è stato tremendo veramente perché era spaventatissima per l'operazione, spaventatissima per l'anestesia soprattutto e ha pianto tutto il giorno, ma forte, cioè, è stata una giornata traumatica. A parte questo, l'esito dell'operazione è positivo, è andata tutto bene anche perché era un'operazione di routine, cioè la sterilizzazione ormai è un'operazione che fanno a parte velocemente, poi senza dare troppi punti, lei ha solo 3 punti sul pancino. Ed è un'operazione che fanno molto frequentemente e che anzi mi hanno consigliato di fare perché mi hanno detto che se fai questa benedetta sterilizzazione prima del primo ciclo mestruale del cane, allora, ovviamente se non vuoi farla accoppiare, allora eviti l'insorgenza di tumori con una percentuale altissima, tipo del 98% l'hai evitata. Se invece la fai dopo il primo ciclo, la eviti al 80%. Se invece la fai dopo il terzo ciclo, cioè dal terzo ciclo in poi, la percentuale che non contragga un tumore all'ovaio o comunque infezioni sempre all'ovaio e all'utero è del 70%, mi pare, 75%. Quindi noi, visto che non volevamo farla copiare, l'abbiamo fatto fare subito. E vai, ve la faccio vedere. Guardate che sta demolendo il mio computer. Marvel, che cosa combini? Che cosa combini? Ehi! Piccina! Cos'hai trovato lì? Sotto il computer c'è una carta di cracker. Marvel? Seduta? Brava amore, brava pulce, e sì, brava tu. Vedete come sta bene? E ora sto benissimo, soltanto il collarino elisabettiano perché non vogliono che io mi gratti, perché è una enorme tentazione per Marvel grattarsi e togliersi via i punti. Amore, bella. Ok, ora che ve l'ho fatta vedere, avete visto che sta benissimo, possiamo fare l'aggiornamento peso vero e proprio. Ieri sono andata dal dietologo. Dopo quell'ultima volta che mi sono messa a piangere, che è stata stra imbarazzante, vabbè. E niente, mi sono pesata, cioè mi ha pesata, mi ha misurata, eccetera, ed è andata bene. Avevo un timore prima di andare che voi non potete immaginare perché mi vergognavo per la volta precedente quando mi sono messa a piangere, anche perché io non l'ho più visto da quella volta in poi. Generalmente fra un controllo peso e un altro facciamo dei microcontrollini, cioè uno o due microcontrollini. Cioè, è soltanto un controllo peso. Io devo andare lì, mi pesa e me ne vado, una roba velocissima, senza visita. E questa volta, però, fra Amsterdam, l'operazione di Marvel, che è stata proprio il giorno dei controllini, e un paio di impegni miei familiari, non ho potuto proprio andare ai controllini peso. Quindi, lui, cioè, ero in tensione perché avevo paura che mi sgridasse per questo. Però obiettivamente non potevo, cioè non è che mi può ammazzare. E poi ero in tensione soprattutto perché l'ultima volta era andata così male e quindi, boh, non lo so, ero in imbarazzo più che altro. Sapevo che era andata abbastanza bene. Mi ha pesata e abbiamo calcolato che dall'ultima volta ho perso, cioè ha calcolato che dall'ultima volta che mi ha visto ho perso 2,5 kg. Ed è stato soddisfatto, mi ha fatto i complimenti, quindi ero tutta contenta.
è contenta, oltre che per i suoi complimenti e per aver perso il peso. Sono molto contenta, soprattutto perché ho superato la soglia dei 59. Quella mattina avrei voluto pesarmi con la fotocamera per farvelo vedere, però mi vergogno poi, boh, non lo so, sembrava eccessivo. E in ogni caso ho superato la soglia dei 60, ora sono 59,8, qualcosa così. E lo so, non è tanto di meno dei 60, però sono contenta e sono proprio contenta. Detto questo, abbiamo fatto un programmino. Lui mi ha detto che vorrebbe portarmi a stabilirmi su un peso di 58, perché secondo lui così sono normopeso, cioè il mio peso giusto. E però per portarmi a 58 stabili, dovrà portarmi prima a perdere qualche chiletto, a portarmi a circa 56 kg, e da lì cominciare il mantenimento, perché durante il mantenimento, che durerà 2 mesi, praticamente mi ha spiegato che probabilmente prenderò 1 kg, 2 kg, e quindi partendo da 56 ci stabilizzeremo circa sui 58. E ragazzi, sono contenta perché è più di un anno che porto avanti sta dieta e non vedo l'ora di arrivare al mantenimento. Fra l'altro sono felice perché io il mantenimento, altre diete ne ho fatte, che per perdere chili li ho persi, soltanto che non avevo mai fatto questo benedetto mantenimento, e quindi sono curiosissima di vedere come sarà. Immagino che si introdurranno le calorie piano piano, anche perché se dura 2 mesi ci sarà un motivo. Quindi in questi 2 mesi passerò dai 1350 kcal che assumo giornalmente oggi a penso 1800, 2000, che sono quelle necessarie per fare fabbisogno giornaliero di una donna. E quindi penso che sarà così, però non lo so bene perché non l'ho mai fatto. Sono troppo contenta, non vedo l'ora di arrivare al mantenimento. Il mantenimento sarà un gran traguardo perché tutta la mia vita, con tutte le diete che ho fatto e ne ho fatte, non ce l'ho mai arrivata. E quindi sono contenta, insomma, sarebbe bello, una grande soddisfazione per me. Perché vuol dire che per una volta forse sono riuscita a portarla a termine, ecco, quindi è una gran cosa per quanto mi riguarda. Per altri potrà essere una cosa ovvia, cioè magari, ad esempio, il mio ragazzo ogni volta che si è messo a dieta, e le sue diete erano, cioè più delle volte le sue diete sono per prendere peso, comunque. Le 2 volte nella sua vita, quella volta nella sua vita che si è messa a dieta per perdere qualche chilo, l'ha persi subito. E allora per lui forse è una cosa scontata fare una dieta e arrivare al peso stabilito. Per me no. Cioè, se generalmente facevo una dieta, perdevo 10 kg, poi ero soddisfatta e mi fermavo e poi li riprendevo tutti. Invece spero che con il mantenimento questo non accada, che io, ok, riprenda quei 2 kg durante il mantenimento e poi stia ferma lì sul mio peso. Ce la metterò tutta e vedremo insieme, insomma, se funzionerà. E l'atto un po' dolente di tutto ciò è che nell'ultimo mese di dieta, allora lui mi ha fissato il controllo per il 16 maggio, quindi ho un mese e mezzo di dieta prima di incominciare il mantenimento, se tutto va bene, se riesco a perdere questi benedetti 3 kg. E in questo mese e mezzo io lo devo vedere tutte le settimane. Cioè io ogni mercoledì sarò dal dietologo a pesarmi. Cioè praticamente mi vuole tenere in stretto controllo per evitare che io faccia sciocchezze. E che palle, non è che ho troppa voglia di stare tutti i mercoledì lì, che ansia. Cioè generalmente la settimana prima del dietologo la vivo con una grande ansia, ora praticamente viverò in ansia tutto il tempo. So che è sbagliato viverla così, però insomma, io ci tengo molto a sta roba della dieta, perché è un obiettivo che mi sono posta e voglio raggiungerlo. E quindi, vabbè, dovrò andare tutti i mercoledì lì a farmi pesare da lui e vedremo come andrà. Anche perché, cavoli, cosa pensa di vedere in una settimana? Una settimana è poco per perdere peso dopo che ne hai persi tanti chili, no? Cioè, non è che io perdo così tanto la settimana. Io ho perso 2,5 kg in un mese. Boh, non lo so, vediamo ora cosa si aspetterà di vedere. Speriamo di non deluderlo e speriamo di riuscire a compiere questo percorso a tutte le tappe che mi ha stabilito, che abbiamo stabilito insieme. E basta, quindi sono contenta finalmente di un aggiornamento peso in cui sono totalmente felice. Se vi va, farò dei mini video piccoli piccoli in cui vi racconterò come è andata dal dietologo e sarà interessante vedere insieme di che cosa si tratta.
quando si parla di mantenimento, perché obiettivamente io non l'ho mai fatto, non so voi. Anzi, raccontatemi se come è andata, se voi avete mai fatto mantenimento com'è, perché sono un po' curiosa. E vi mando un bacione. Ho già registrato due video ricette, fra l'altro una di un dolce che è venuta benissimo, una torta che ho fatto per il mio compleanno che è venuta benissimo, nonostante sia super leggera, quindi sono tra soddisfatta, è piaciuta a tutti e quindi non vedo l'ora di montarla e di mettervela. E poi una ricetta salata, breve breve, e basta, quindi vi saluto e grazie per avermi fatto compagnia durante questo video. Se vi va, ci vediamo la prossima volta. Ciao! Cosa mi stavo dimenticando di dirvi? Una cosa fondamentale. Fondamentale poi. Ho preso i premi, ho preso tramite mia sorella i premi per la fine della dieta. E praticamente mia sorella va a Londra e a Londra, all'aeroporto di Londra, c'è la MAC ed è tax free, quindi senza tasse. Io ho scoperto da un po' di tempo questa parte, cioè tutte le cose che ho comprato dalla MAC le ho comprate in questo modo, cioè tramite mia sorella, che già i prezzi in sterline sono più convenienti, il che è incredibile perché generalmente le sterline non sono. Come cambio non è sfavorevole, io sapevo che era sfavorevole, invece no, sono convenienti. E inoltre all'aeroporto fanno dei prezzi ulteriormente scontati, chiaramente, no? E quindi mi sono ordinata due o tre cosine, non appena potrò utilizzarle, cioè quando avrò effettivamente perso questi benedetti tre ultimi chili, quattro, praticamente quattro ultimi chili, tre o quattro. Soltanto allora mia sorella me li porterà da Torino, fino allora i miei premi ci rimarranno lì e quindi fra due, no, magari due, fra 3 settimane almeno vi pubblicherò sul secondo canale con lo spazzatura. Se vi interessa che cosa ho comprato, una haul di che cosa ho comprato, ma soprattutto la cosa più interessante, i prezzi convertiti in euro dei prodotti che ho comprato lì all'aeroporto. Perché almeno vi rendete conto quanto è più conveniente comprarli lì piuttosto che. Piuttosto che qui, conveniente poi, la MAC è sempre la MAC, però se riusciamo a risparmiare qualcosina. E quindi non vedo l'ora di finire questa benedetta dieta per poter utilizzare i miei premiucci, che per ora sono confinati con mia sorella a Torino. Basta, tutto qui, volevo solo raccontarvi questo perché è una cosa che mi fa tanto piacere, non vedo l'ora di poterli utilizzare, perché sono prodottini che, ombrettini che volevo da tanto tempo. E che non ho mai potuto prendere, cioè per una questione di scelta, per i prezzi, soprattutto per il prezzo. E niente, quindi non vedo l'ora di svitazzare un po' negli ombrettini, fare un sacco di prove. Basta, ora vi saluto per davvero. Ciao!